che ovviamente vi do il benvenuto alla nostra rubrica L'esperto domani risponde. Come vi ho detto poc'anzi, da oggi facciamo questa diretta, da oggi facciamo questa diretta in un'altra location perché stiamo vivendo, così come tutti voi, questi giorni di coronavirus. Stiamo anche noi, ovviamente, diventa sempre un po' forse ridondante e banale dire sempre le stesse cose, però ovviamente siamo alle direttive di quello che ci dice, il nostro governo, quindi dobbiamo cercare di, non esagerare, anzi addirittura di non uscire, e quindi già anche proprio noi abbiamo ieri fatto una postata su Facebook proprio dicendo alle persone che quantomeno in questi 15 giorni evitiamo i contatti futili, quelli che magari servono per vedere una casa o anche solo per una consulenza, la possiamo fare tranquillamente tra 15 giorni. Cerchiamo di ottimizzarli questi 15 giorni affinché non si dilatino, magari facendo tutti questa cosa ripartiremo anche molto prima, e sono anche convinto che ripartiremo a molla, perché per noi molto probabilmente questa sarà una molla. Quindi la nostra rubrica del mercoledì puntuale alle 12, diciamo che comincia, riceviamo sempre le vostre mail, così come ogni volta vi dico, rispetto e riguardo alle problematiche magari un pochino più importanti che si incontrano durante la fase di acquisto di un immobile. E questa settimana abbiamo scelto la mail di Angelica, che è una mail interessante perché in realtà è un piccolo argomento, perché parla di una piccola differenza, però poi può aprire varchi interessanti. Angelica ci scrive: buongiorno, stiamo per acquistare una casa al mare da impresa di costruzioni. Ci siamo accorti che i loro moduli non comportano il versamento di caparre confirmatorie, ma solo di acconti sul prezzo. È vero che potrebbero non vendermi più la casa tenendosi i soldi nostri come garanzia? Beh, no, allora sicuramente nel momento in cui non dovessero più vendere casa, sicuramente non si tengono i soldi, cioè se si tenessero i soldi sarebbero dei delinquenti, quindi in questo senso no. Sul fatto che i loro moduli non, cioè, comportino soltanto versamenti di acconti sul prezzo e non di capare confirmatorie, su questo evidentemente invece si può parlare, perché sono cose importanti da sapere. Perché in una fase di acquisto, specialmente quella di un immobile, il fatto che gli acconti siano riconosciuti come acconti prezzo, capare confirmatorie, fa poi tutta la differenza in caso di inadempimento di uno o dell'altra parte. Noi adesso facciamo l'esempio, che è quello che ci chiede Angelica, di che cosa è la differenza tra acconto e caparra confirmatoria in caso di acquisto. Angelica, tra l'altro, ci parla poi di una ditta di costruzioni, quindi di un'impresa di costruzioni, dove evidentemente negli anni 80, anni 90, dove le cose andavano bene, tutti i moduli per acquistare delle case da imprese di costruzioni comportavano acconti sul prezzo. Questo perché? Perché vessava molto meno il venditore, dava molto meno adito al venditore di ritirarsi, dava molto più adito al venditore, pardon, di ritirarsi. Rispetto a una richiesta di caparra, a un versamento di caparra confirmatoria, perché semplicemente ritornava i soldi indietro all'acquirente. Quindi la grande differenza che oggi c'è tra acconto e caparra confirmatoria è proprio la conseguenza che vi è dopo un inadempimento da una o dall'altra parte. Vediamo quali. Allora, in caso di acquisto di un immobile, nel momento in cui si rilascia un acconto prezzo prima dell'atto notarile, mette in condizioni colui che riceve questo acconto, quindi colui che incassa questo acconto, di potersi svincolare dall'obbligazione semplicemente ritornando indietro, quindi restituendo indietro i soldi ricevuti in acconto all'acquirente. L'acquirente quindi non può far altro che accettare i suoi soldi indietro, così come l'acquirente, nel caso in cui facesse una proposta di acquisto per un immobile con un acconto prezzo prima dell'atto notarile e si ritirasse prima dell'atto notarile, richiederebbe semplicemente i soldi indietro al venditore, perché l'acconto prezzo prevede questo. Quindi un acconto prezzo
non vincola le parti all'adempimento contrattuali se non con un forzato, con una forzata richiesta a posteriore, ma noi non stiamo parlando di questo, stiamo parlando solo della differenza che c'è tra un acconto e una caparra confermatoria, e in questo caso svincola le parti senza nulla versare né uno né l'altro come more o come richieste ulteriori di danno. Le richieste ulteriori di danno, a prescindere da tutto, quindi anche la caparra confermatoria, comunque in caso di inadempimento contrattuale comunque si dovrà fare una causa, ma questa è un'altra storia. La caparra confermatoria, a differenza dell'acconto prezzo, qual è? Le condizioni contrattuali sono le stesse, con la differenza che nel momento in cui, prima dell'atto notarile, io verso un acconto riconosciuto come caparra confermatoria, la caparra confermatoria già sancisce delle conseguenze future economiche per gli inadempienti, quindi che sia un acquirente o che sia il venditore. Se è il venditore a non adempiere alla propria obbligazione, quindi a non vendere più l'immobile, il venditore che ha incassato la caparra confermatoria deve restituire, così come l'acconto, la stessa somma all'acquirente, ma con un'ulteriore somma uguale, quindi praticamente, come si dice, il doppio della caparra incassata. Quindi questa è la fine della parte venditrice inadempiente. Quindi, e questo lo sancisce già da contratto, quindi deve essere scritto articolo 1385 del Codice Civile, ma non parliamo di questo, deve esserci scritto come caparra confermatoria, quindi qualsiasi giudice vede che è caparra confermatoria, e questa dà l'obbligo all'inadempiente venditore di consegnare il doppio della caparra incassata. Che cosa succede se invece si versa una caparra confermatoria e non si compra più, quindi non si adempie più a quel tipo di obbligazione? Succede che si perde, a differenza dell'acconto, la cifra che io ho lasciato come caparra confermatoria nel momento in cui il venditore l'ha incassata. Quindi il venditore incassa la caparra confermatoria, l'acquirente dice non posso, non voglio, non riesco più a comprare. Benissimo, grazie, hai perso i tuoi soldi. Quella è la caparra confermatoria. Angelica, quindi nel momento in cui tu hai un acquisto da impresa di costruzioni e l'impresa di costruzioni evidentemente ti chiede di versare solo acconti, mi viene da pensare, Angelica, che o questo immobile è in una zona magari molto buona commercialmente, per cui la ditta costruttrice pensa che nel tempo possa ricevere proposte più alte o avere più richieste, per cui richiede degli acconti semplicemente per lasciarsi la possibilità di poterti dire o che ha trovato qualcun altro che vende un pochino più alto, o semplicemente per chiederti dei soldi in più o per non adempiere, perché semplicemente ti potrebbe ritornare indietro i soldi che ti ho versato. Quindi questa non è una cosa da fare, cioè a prescindere che sia una prima o una seconda casa, assolutamente nel momento in cui si acquista un immobile si devono rilasciare come casistica di acconto prezzo delle caparre confermatorie, quindi tutto ciò che si versa prima dell'atto notarile, fino al giorno prima, devono essere tutte caparre confirmatorie. Ciao a tutti ragazzi, io qua vedo che mi salutano, ciao a tutti, non sono molto abituato a queste cose, quindi saluto tutti. Ecco, andando un attimino nel preciso, ma giusto perché in realtà la differenza è questa, quindi a conto prezzo non si perdono soldi, caparra confirmatoria si perdono i soldi, benché tutti e due i casi comunque si possa richiedere un adempimento forzato delle parti, ma questa è un'altra cosa che non riguarda noi, cioè riguarda poi una problematica che eventualmente può esserci dopo. No, quello che invece è importante sul discorso della caparra confirmatoria, da farci un attimino caso, è proprio la forza della caparra confirmatoria, sia nel momento in cui si riceve che nel momento in cui si dà, perché la caparra confermatoria in una proposta di acquisto o comunque in un compromesso, quindi a prescindere, in una trattativa commerciale per l'acquisto di un immobile, nel momento in cui la caparra confermatoria è alta, certamente è più garantito, pardon, l'adempimento delle parti, perché se una delle parti molla, uno, cioè l'acquirente, perde una lauta somma e il venditore idem, cioè se arriva Mario Rossi che dall'altra parte gli ha offerto di più per quella casa, il venditore si dovrà fare un calcolo ben preciso, matematico molto chiaro, cioè deve dire guarda, tu mi dovresti dare il doppio più uno della caparra che io in questo momento ho incassato, perché se io dovessi vendere a te, al mio acquirente gli devo dare indietro la caparra che mi ha rilasciato più l'esatta somma uguale, quindi il doppio di quello che mi ha dato. Quindi questa è anche un po' l'importanza di una lauta caparra confirmatoria in un compromesso, in un accordo commerciale per l'acquisto di un immobile.
Quindi questo è importante sapere. Quindi comunque Angelica, i vostri soldi se voi versaste degli acconti prezzo sono comunque garantiti, cioè nel senso che il contratto ovviamente deve essere un contratto conforme, registrato. Se sono acconti prezzo e quelli non vi vendono più casa, vi restituiranno semplicemente la caparra che tutti gli acconti che fino a quel momento gli avete rilasciato. Anche qui non apro quello che può succedere nel caso in cui non dovessero loro dare i soldi, quindi bisognerà ovviamente farsi gestire da un legale, da un avvocato, quindi che segua soltanto questa cosa qui. Molto importante, faccio solo un incipit su quanto concerne il discorso di Angelica sulle costruzioni, che comunque qualsiasi acconto, caparra confirmatoria vada data a un'impresa di costruzioni, bisogna che l'impresa di costruzioni rilasci una fideiussione bancaria a garanzia delle somme versate fino a quel momento. Poi di questo comunque ne parleremo perché erano arrivate altre domande su questo, in realtà sono un po' complicate, quindi è un po' articolata la questione, però certamente ne parleremo. Io credo di aver risposto ad Angelica e a tutti coloro che eventualmente volevano sapere che differenza ci fosse tra caparra confirmatoria e acconto prezzo sull'acquisto di un immobile. Quello che vi posso dire è che sicuramente ci rivedremo prossima settimana, non so sempre se da questa location, ma evidentemente sì. Teniamo tutti duro, stiamo a casa, cerchiamo di avere meno contatti possibili con le persone, quantomeno per non far sì che questi 15 giorni possano essere vani, cioè non vanifichiamo questa cosa qui, siamo saggi e ottimizziamo veramente questi momenti. E poi ripartiamo a bombazza, come dice il nostro amico Brumotti. Ciao a tutti e a presto.